Presidente Serracchiani, lei ha visitato oggi a Trieste l'ITIS, Istituto Triestino Interventi Sociali, una struttura molto rilevante nel sociale del Friuli Venezia Giulia. Una struttura di eccellenza dove ho trovato personale altamente qualificato, ovviamente una struttura anche bella architettonicamente ma molto importante per Trieste ma direi per l'intera regione. È la risposta a quelli che sono dei nuovi bisogni e delle nuove esigenze. La nostra popolazione è una popolazione che invecchia, Trieste in modo particolare, con una media che è notevolmente superiore alla media regionale e anche alla media nazionale, e naturalmente noi abbiamo il dovere di preoccuparci di quello che accadrà da qui ai prossimi anni, perché abbiamo la necessità di fare un intervento importante. Non solo e non tanto sulla sanità, sulla quale molto abbiamo fatto, ma anche sugli aspetti sociali, su quel territorio sul quale devono essere messi i servizi, perché altrimenti le persone non li hanno e quindi fanno riferimento solo alla famiglia, su cui ovviamente già gravano tanti oneri e tante esigenze. Quindi il nostro obiettivo è cercare di avere non solo strutture primarie di eccellenza come questa, ma di riuscire davvero a dare quelle risposte a cui le famiglie ovviamente hanno assoluta necessità.